questa chiappalona. Non è spazi finanziari, allora uno è 10 milioni e un altro è 15 milioni. Da qua che manca il parere, questa qua?
Capasso. No, Capasso. No, a te, mai. A lui. Iossa. Consigliere Iossa. Peppe.
Allora, cominciamo prima la conferenza dei sindaci metropolitani. Ascoltiamo il segretario che ci darà atto di chi è presente. Prego, segretario. Buongiorno. Allora, sono presenti per la conferenza metropolitana il sindaco presidente De Magistris, il vice sindaco, comunque assessore del comune Cimitile, Felice Amato, il sindaco di Mariglianella, Felice Di Maiolo, il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, il sindaco di Torre Annunziata, Ascione Vincenzo. Non ci sono altri presenti, a quanto ci risulta. Il primo, naturalmente, sì. Devi dichiarare la diserzione della seduta. Sì, ovviamente, come si può percepire, non c'è il numero legale, quindi la seduta è priva di validità. A questo punto andiamo direttamente. Allora, Consiglio Metropolitano, ore 10:48. Procediamo all'appello, parola al segretario generale, grazie. Dice che non funziona, sì, grazie. Come stanno, scusate, l'appello? Dita, mi dai l'appello. Date l'elenco per l'appello, per favore. Non l'ha perso il dottore. Posso, grazie. De Magistris presente, Cacciapuoti presente. Caiazzo c'è? Assente al momento. Capasso Elpidio, presente. Capasso Francesco, presente. Carbone Vincenzo, assente. Cascone Francesco. Cirillo Giuseppe, l'ho visto Cirillo? Cirillo c'è? Eccolo. Cirillo? Presente. Elena Coccia, presente. Felice Di Maiolo, presente. Iorio Catia, assente. Iovino Francesco, presente. Iossa, ho visto, presente. Lebro David, assente. Lettieri Raffaele, assente. Maddaloni Michele,
Maddaloni c'è? Assente. Marrazzo, presente. Pace, Salvatore, presente. Pirozzi, Nicola, presente. Quaglietta, Alessia, presente. Ragosta, Rosario, c'è. Sgambati, Carmine, c'è. Tito, Giuseppe, c'è. Tozzi, Paolo, è presente. Barchetta, Giovanni. Barchetta, c'è? Eccolo, grazie, presente. Presidente, sono presenti 19, assenti 6. Va bene, abbiamo sindaco il numero. Sì, sì, no, stavo dicendo, abbiamo il numero legale. Solo per giustificare le assenze di Carbone, che è ammalato. Va bene. E di Cati, che ha avuto dei problemi. Caiazzo, spero che ci raggiunga quando lì. Grazie, consigliere. Allora, ricordiamo ovviamente che la seduta è in diretta streaming. Passiamo al primo punto, nominiamo scrutatori Di Maiolo, Capasso e Ragosta. Elpidio, Capasso e Elpidio. No, lo so, hai ragione, chiedo scusa. Guardavo te e sono rimasto illuminato. Capasso e Elpidio, Felice Di Maio. Sindaco, posso fare una comunicazione? Prego. Sì. Sindaco, come d'altra parte avevo avuto l'input la volta scorsa, l'anno scorso, sui nostri itinerari della città metropolitana, anche quest'anno abbiamo compiuto un grosso lavoro. Un lavoro molto grosso, sentendo tutte e 92 i sindaci della città metropolitana, hanno partecipato circa la metà, 46, e tutti erano rimasti entusiasti di poter essere in qualche modo nominati all'interno di questa che chiamiamo guida, ma potremmo dire più che altro un inventario dei beni culturali presenti nella città metropolitana. Dunque abbiamo fatto un'operazione davvero rispettando la convenzione di Faro, ovvero sia un lavoro che è partito dal basso, quindi sia dalle amministrazioni che dalle associazioni presenti sul territorio. Il giorno 12 e il giorno 25 presenteremo il nostro lavoro, il promo del nostro lavoro, per avere un'ulteriore valutazione da parte dei sindaci e da parte delle associazioni presenti sui territori prima di andare alle stampe. Ne approfitto dell'occasione del Consiglio metropolitano per invitare i sindaci che hanno partecipato con molto entusiasmo a venire o il giorno 12 o il giorno 25. Il giorno 12 abbiamo già fatto un esempio, perché mostreremo il lavoro fatto, e se loro saranno d'accordo questo lavoro va alle stampe. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Allora, passiamo all'approvazione dei verbali di cui al punto 1 dell'ordine del giorno, sedute consiliari del 18 aprile 18, 7 maggio 18 e 14 maggio 18. Prego. Sindaco, chiedo scusa, sull'ordine dei lavori, sì. Ho chiesto anche prima in maniera informale al segretario come mai si approvassero tre verbali di sedute precedenti in un solo consiglio metropolitano. Solitamente avviene che nel primo consiglio si approva quello ultimo utile. Era solo per una questione di ordine procedurale dei lavori. Grazie. Credo che sia opportuno anche. Chiediamo al segretario chiarire. Che ci darà. Sì, grazie. E ho chiesto agli uffici, mi hanno detto non appena pronti, sono stati posti all'attenzione del Consiglio. Grazie. L'osservazione però mi sembra fondata, quindi per la prossima volta cercheremo sicuramente di attrezzarci nel modo che indica lei. Quindi se non ci sono altre osservazioni, consideriamo approvati all'unanimità i verbali delle tre sedute indicate. Allora, per quanto riguarda il punto 2, comunicazioni del sindaco numero 126 del 21 maggio 18 e numero 147 del 31 maggio 18,
Si tratta di una rettifica di una deliberazione e alcuni prelievi dal fondo di riserva, indicati specificatamente ai numeri 147 del 31 maggio 18 con riferimento a una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, la 180 del 5 luglio 18 con una somma di 84.000 euro per un debito di interessi legali per una sentenza della Cassazione, la numero 181 del 5 luglio 18, sempre un prelevamento del fondo riserva, 28.000 euro circa, sempre per una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, la numero 187 del 5 luglio 18, somma di 7.000 euro destinata alla reintegrazione del compenso annuale del Collegio dei Revisori, la numero 189 del 5 luglio 18, prelevamento 549 euro per una notifica d'atto di precetto per un decreto ingiuntivo, 194 del 5 luglio 18, 237 euro interessi di mora eccetera, per il pagamento di una fattura. Quindi per quanto riguarda le mettiamo in votazione, no, sono nessuna votazione, sono solo comunicazioni. Passiamo al punto 3, ratifica deliberazione sindaco numero 145 del 31 maggio 18, adottata con i poteri del Consiglio ai sensi dell'articolo 175,4 di variazione di bilancio all'esercizio finanziario 2018 per complessivi euro 46.869,93, deliberazione sindaco 145 il 31 maggio 18. Questa non si deve votare, una rettifica, no? Allora mettiamo in votazione la delibera numero 3. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano a maggioranza con il voto contrario del consigliere astenuto. Allora a maggioranza con l'astensione del consigliere Capasso, Movimento 5 Stelle. Passiamo all'approvazione immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 4, approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 e dei relativi allegati, deliberazione sindaco 137 del 21 maggio del 2018, mettiamo in votazione la delibera, ha chiesto di intervenire il consigliere Capasso, il video, sì, il consigliere Capasso. Grazie sindaco. Allora, la gestione finanziaria dell'esercizio 2017 ha determinato un risultato di amministrazione positivo pari a 798.463.563 euro, con un incremento di circa 15 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente. Tale avanzo di amministrazione, al netto degli accantonamenti e dei vincoli disposti effettuati nell'esercizio, risulta essere pari a euro 443.136.301 euro, con un incremento di circa 40 milioni rispetto alla quota libera dell'avanzo 2016. Il miglioramento della quota libera del risultato di amministrazione è attribuibile soprattutto alla riduzione degli accantonamenti disposti sia per i crediti ritenuti di difficile esazione, sia per il contenzioso potenzialmente sfavorevole all'ente, come aggiornato dall'avvocatura dell'ente. Tale riduzione ha consentito di liberare risorse che potranno essere utilizzate compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di rispetto del pareggio di bilancio. La gestione virtuosa dell'esercizio 2017 trova riscontro anche nel risultato della gestione di competenza, che chiude con un avanzo di euro 12.762.198 euro. Tale risultato positivo evidenzia una equilibrata e corretta gestione e risale la capacità dell'ente di prevedere e di conseguire un flusso di risorse tale da garantire la copertura finanziaria della spesa sostenuta a favore della collettività amministrativa. Il risultato positivo dell'esercizio 2017 trova riscontro anche nella gestione economico-patrimoniale, che evidenzia un decisivo miglioramento rispetto all'anno precedente. L'esercizio del 2017 difatti si chiude con un utile di 7.272.099 euro, per effetto soprattutto del miglioramento del saldo della gestione, caratteristica dovuta da un lato all'incremento dei proventi tributari e dall'altro alla riduzione generica dei costi di esercizio, con particolare riferimento a quelli legati agli accantonamenti operati per la svalutazione dei crediti e per i rischi del contenzioso potenzialmente sfavorevole all'ente.
il risultato economico, pur essendo meno significativo rispetto ad un'azienda con finalità di lucro, fornisce comunque una indicazione importante sull'equilibrio economico conseguito dall'ente, soprattutto nell'ambito di un sistema contabile armonizzato che affianca alla contabilità finanziaria con funzioni autorizzatorie una contabilità economica patrimoniale, la cui funzione solo conoscitiva prevista dalla legge non esime l'ente dal monitorare costantemente la propria situazione economica patrimoniale, obbligandolo di contro ad assumere le iniziative necessarie in caso di grave deficit. Quindi per questi motivi io chiedo di votare favorevolmente sulla delibera. Grazie consigliere, ha chiesto di intervenire il consigliere Francesco Capasso. Prego. Ci siamo alternati in modo che il consigliere Capasso dall'altra parte abbiamo fatto il distinguo, prima ha parlato lui, poi parlo io. Allora, per quanto riguarda l'intervento sul rendiconto, gli aspetti evidenziati dal consigliere Capasso prima di me sono stati atti a mostrare ciò che c'era di positivo, ma altrettanto bisogna vedere quello che nelle 43 pagine della relazione delle visioni dei conti c'è da migliorare e c'è da riflettere. Da quando mi sono insediato in questa seduta, in questa assise, abbiamo portato per ben due volte appunto all'ordine del giorno per poi ritirarlo l'argomento CTP, una volta l'argomento Armena, entrambi poi ritirati, ed entrambi frutti di osservazione da parte dei revisori dei conti, perché ci ritroviamo a votare un rendiconto dopo aver votato un bilancio quando abbiamo due partecipate della città metropolitana che non depositano un bilancio dal 2016. Sono notizie di stampa di qualche giorno fa relativa all'ANM, dove fino a novembre-dicembre si parlava di 160 milioni di debiti e poi dopo nel giro di 5-6 mesi sono diventati 220 milioni. E questo dovrebbe farci riflettere sul bilancio delle nostre partecipate, di cui al momento non abbiamo contezza. Non sappiamo quanto ci verranno a costare e non sappiamo quanti fondi dover stanziare. In merito ai fondi dell'avvocatura, 5 milioni che verranno usati per altre attività da porre, ma è altrettanto vero che i revisori dei conti a pagina 16 affermano che il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondi rischi e contenzioso pari ad euro 71 milioni e 969 mila euro. Tale fondo risulta diminuito per un importo di 5 milioni. Il collegio rileva che l'area avvocatura descrive lo stato del contenzioso in essere e tra le altre cose suggerisce per motivi prudenziali di mantenere per l'anno 2018 un fondo di accantonamento per contenzioso pari a quello relativo all'annualità precedente. E non solo, sempre nella stessa relazione dei revisori dei conti si fa presente che per quanto riguarda i debiti fuori bilancio c'è il rischio che questi siano in crescita per l'annualità 2018. Vi vado a trovare anche la pagina. Allora, il concetto è questo: debiti fuori bilancio, pagina 42, si evidenzia un andamento crescente dei debiti fuori bilancio ed il trend pare interessare anche l'anno 2018, per cui si invita, e lo fanno per la seconda volta, l'ente ad adeguare il relativo accantonamento. E stiamo parlando soltanto dei fondi di avvocatura, per non parlare dei debiti fuori bilancio, per non parlare del recupero dell'evasione dei tributi, dove c'è stato semplicemente un riscontro del 31%, e anche in questo i revisori dei conti ci tirano le orecchie, ci dicono in merito si consiglia di attivare le procedure di recupero in quanto la percentuale di riscossione risulta bassa. E possiamo andare avanti ancora sulla TARSU, sul patrimonio immobiliare, per il quale rimaniamo ancora indietro col tempo. Perché praticamente viene detto sempre nella relazione dei revisori che non è stato fatto nulla dal punto di vista per il patrimonio immobiliare perché risulta ancora in fase di... Eccolo qui. Al momento l'inventario dell'ente risulta in corso di redazione. L'ente non si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario. Non esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato dell'effettiva consistenza del patrimonio dell'ente. Allora, per carità, i numeri così incrociati, corrispondono, danno risultati positivi, come giustamente diceva il consigliere Capasso prima di me, però c'è da riflettere, perché sempre sulla CTP, in merito alla verifica dei rapporti di debito e credito,
viene detto a pagina 28, per quanto attiene alla CTP, emerge una differenza di euro meno 2.420.000, non giustificata. Il Collegio dei Revisori ritiene che l'attività di riconciliazione non è stata portata a compimento da parte delle strutture competenti, come espresso con la nota del protocollo 70.522. L'ente ha evidenziato la propria difficoltà nell'esprimere un giudizio complessivo sulle partite riportate dalla società CTP e quindi l'unico credito della società attestabile riconosciuto da parte dell'ente è quello riconducibile alle fatture da mettere per il servizio di DPL. E la stessa cosa riguarda anche per la SAPNA, dove parliamo di un altro 1.922.000 euro. Allora, per non parlare poi di un'altra nota abbastanza preoccupante sulla quale mi interesserebbe sapere il punto di vista degli altri consiglieri e anche dello stesso sindaco, dove a pagina 30 il Collegio dei Revisori nell'anno 2017 l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio di cui alla lettera E dell'articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 per un ammontare di euro 438.000, avendo affidato alla società armena ulteriori servizi non rientranti nei contratti in essere, in contrasto con il principio di tutela della concorrenza di mercato a presidio della garanzia della trasparenza in materia di appalti pubblici. Queste affermazioni dei revisori dei conti sono gravi. Sono gravi e l'ho letto e riletto più volte perché, nonostante le bacchettate che ci sono state date, mi meraviglio come alla fine possa essere emerso un parere favorevole, perché sono tantissimi gli aspetti, anche quello degli agenti contabili, dove per quanto riguarda il discorso degli agenti contabili non sussistono atti ricognitivi in merito, nonostante le richieste fatte dai revisori dei conti. Allora sì, è vero. A breve voterete un parere favorevole ad un rendiconto dove fondamentalmente i revisori hanno dato un parere favorevole nonostante tutto, ma c'è da interrogarsi su quello che poteva essere fatto in questi anni e non è stato fatto, su una situazione della CTP e dell'Armena che continua a rimanere nell'oscurità, di cui non abbiamo contezza e non abbiamo certezza. Per questo motivo io esprimo il mio parere contrario e quindi voterò parere contrario, sfavorevole all'approvazione del rendiconto. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Cacciapoti. Grazie sindaco. Vorrei ricordare al collega Francesco Capasso che noi oggi votiamo e approviamo il rendiconto e non votiamo la relazione del Collegio dei Revisori, che in maniera ultronea rispetto a quello che il testo unico dà e conferisce al Collegio dei Revisori, anziché esprimere e fare una relazione, hanno addirittura espresso un parere, sindaco, contrariamente a quello che succede a Napoli, hanno espresso un parere favorevole, mentre devono semplicemente relazionare sul rendiconto 2017, a noi sono andati oltre, ci hanno dato anche un parere, e un parere favorevole. Lei omette di evidenziare la sostanza, ma sottolinea la forma e a volte anche in maniera distorta. Ed entro nel merito, lei faceva riferimento a ANM, per quanto ci riguarda questa assise non è competente, la inviterei nei successivi interventi a limitarsi a ciò che questa assise può trattare. Per quanto riguarda, gli esempi non sono calzanti quando riguardano partite non afferenti a questa assise. Sulla CTP, a cui lei faceva riferimento, che è stata più volte rinviata o non trattata perché c'è una parte oscura all'oscurità di Armena e CTP, qua è tutto alla luce del giorno. C'è un consigliere che... Presidente, io non ho interrotto nessuno, preferirei non essere... Vai. Grazie. C'è un consigliere, ci sono dei dirigenti, dei funzionari, il direttore generale, tutti, che stanno lavorando in maniera lacre sul problema CTP, che non appartiene a questa amministrazione, ma è un problema atavico che si rivolta purtroppo in tutte le realtà. Vogliamo parlare della città metropolitana di Roma? Vogliamo parlare di Roma, di Torino? Presidente, però io non interrompo. Non interrompiamo, ognuno ha diritto di intervenire tranquillamente, poi se ci sono repliche ognuno può parlare dopo, grazie. Grazie. Pertanto, quindi inviterei ad essere, come sempre dico e invitavo anche il collega che l'ha preceduto, Cascone, più propositivi, a fare più proposte e meno proteste sterili. Siamo in un'assise con un patto istituzionale che, anche se lei non ne prende parte, ma ha portato dei risultati, dei benefici che si riflettono sulle realtà locali e ne sono testimoni le grandi opere che sono state fatte, che sono in corso di farsi e che faremo.
grazie all'appoggio di tutte le forze politiche. Poi, se vogliamo entrare nel merito del cavillo, dei rilievi, dei suggerimenti, mi sembra anche che siano opportuni che il Collegio dei Revisori facciano evidenziare dei suggerimenti in qualità di agenti contabili e revisori della nostra situazione economico-finanziaria e contabile. Lei entra nel merito di alcune faccende, come il fondo contenziosi, limitandosi a leggere quello che è una nota dell'avvocatura rispetto agli spazi dati dal nostro ragioniere capo e comunque approvati nel bilancio di previsione, ma lei lo sa bene perché è consigliere anche comunale, quindi sa bene come funziona la materia della contabilità. In qualsiasi momento possiamo attuare variazioni di bilancio d'urgenza, le facciamo quasi settimanalmente. E il nostro bilancio, lo testimonia il rendiconto al 31/12/2017, ci dà un'ampia possibilità di poterlo coprire, quei 5 milioni, quella piccola differenza di 5 milioni. Il nostro ragioniere generale ha ritenuto, lei in via prudenziale, di non sovraesporre un fondo, ma se ce n'è bisogno abbiamo un'ampia copertura, sindaco. Abbiamo oltre 730 milioni di euro di risultato di amministrazione, in controtendenza alle altre città metropolitane che, come dissi l'anno scorso, ci sono ampiamente, stanno ampiamente dietro ai nostri risultati, sia politici che contabili. Noi abbiamo migliorato anche il risultato di amministrazione di circa ulteriori 50 milioni di euro, migliorando i risultati di amministrazione, l'attività politica e quella istituzionale sui territori. È tangibile, lo vediamo nelle scuole, nelle strade, sulla protezione civile, sulla cultura, su tutto. Allora, che lei voglia giustamente, dico in parte anche, evidenziare solo le criticità, ben vengano. Però, Dio santo, è opportuno anche evidenziare quelle che sono i meriti di un'amministrazione, di un'assise, dei delegati che si impegnano e portano a termine nell'esclusivo interesse delle comunità a costo zero. Poi, se vogliamo analizzare i numeri, io gli dico che siamo circa 800 milioni di euro di risultato di amministrazione, con una parte disponibile di 443 milioni di euro. Vogliamo analizzare solo i lati positivi? Lei analizza quelli negativi e io evidenzierò solo quelli positivi di questa amministrazione. È vero, come in tutti gli enti. C'è un aumento dei debiti fuori bilancio, sì, però vediamo anche da che annualità provengono, caro consigliere Francesco Capasso. Vediamo le annualità a cui provengono e vediamo l'ente attualmente cosa sta facendo per contenere, per ridurre e contrastare questo fenomeno. Negoziazione assistita, transazioni, maggiore manutenzione delle strade, maggiore manutenzione delle scuole. Io credo che queste siano le vicende e i punti che qualificano gli interventi politici di coloro che noi rappresentiamo. Non solo evidenziare il lato negativo, accetto qualsiasi spunto, proposta, ma purché sia tesa a migliorare, non solo a evidenziare il lato negativo. I numeri incrociati che lei diceva non sono numeri incrociati, questi sono numeri a cui i revisori hanno espresso parere favorevole in ordine alla correttezza di tutti i principi contabili, dalla salvaguardia degli equilibri al patto di stabilità, alla coerenza interna. Io sfido chiunque, ma non solo città metropolitane e province, ma anche comuni all'altezza, di trovare questi numeri con questi risultati in un momento difficile della vita sociale, politica ed economica, dove ci si vede di tutto, anche quello che è nero insieme al bianco, a livello nazionale. Parlava della difficoltà della riscossione. I comuni sono chi in predissesto, chi in dissesto e chi per andarci al predissesto. Questa è la realtà degli enti pubblici. E il governo rispetto a questo, i governi rispetto a questo, cosa fanno? La capacità di riscossione a cui fa riferimento lei, la città metropolitana, si riflette sui comuni. Se la TEFA non ci viene versata, se tutti gli altri, la TOSAP, la TARSU, le quote SAPNA non ci vengono versate, non sono certi i cittadini.
sono i comuni che riflettono sulle realtà locali, perché se i cittadini non pagano i comuni purtroppo non pagano città metropolitana, perché le priorità sono altre, le priorità sono mettere il piatto a tavola per i cittadini e di conseguenza per i comuni garantire il servizio. Assolutamente, ciò non ci deve distrarre da aumentare la nostra capacità di riscossione, da mettere in atto azioni, impulso per il nostro tesoriere e il nostro riscossore, perché ci sono anche responsabilità. Però va evidenziato che anche sulla parte dei residui passivi, anche sugli accertamenti degli anni precedenti, ci sono stati degli incassi e quindi si è mosso qualcosa. E faccio riferimento ad esempio a un 50% sulle sanzioni amministrative del codice della strada della nostra polizia metropolitana, a cui va dato atto e merito del lavoro che svolge, con unità scarsissime di personale, unità numeriche parlo, e con tanti fronti a cui dover badare, tra protocolli, accordi e intese. Ripetendo quello che poi è il mero numero e l'analisi fatta dal collegio, vogliamo evidenziare che quest'ente non ha mutuo in essere, a differenza di tutti quanti gli altri? Questo ente non ha mutuo in essere, non ha attivato mai anticipazioni di tesoreria, non ha fatto mai ricorso ad anticipazioni di liquidità. 35-78, il DL, non so se lei è pratico in materia. L'analisi e la valutazione dei debiti fuori bilancio, assolutamente, sono in crescita, lo dicono le tabelle, lo guardiamo e lo vediamo. Mi preoccuperei piuttosto di dare indicazioni su ciò che noi possiamo mettere in atto per contrarre, per contrastare, per contenere e non solo evidenziarci al mero numero. Gli uffici, dotiamo maggiormente gli uffici preposti di personale, di qualità. Questa è la proposta. Come li possiamo contrastare? Con l'attività transattiva, con la videosorveglianza delle strade, con una maggiore manutenzione. Questo io mi aspetto da un consigliere che parla di cambiamento o che fa riferimento al cambiamento e non al solito vedere il pelo nell'uovo. La questione armena ha fatto riferimento a 438.000 euro di riconoscimento di debiti fuori bilancio, di cui alla lettera E, che questo Consiglio si è preso l'onere e onore di riconoscere, perché quando si tratta di interesse primario e di interventi di somma urgenza, io sfido chiunque, qualsiasi giudice, a condannarci quando abbiamo agito e riconosciuto un debito che era volto a salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Quindi io la inviterei a rivedere questo debito da cosa proviene e non solo ad evidenziare il debito in sé. Armena. Armena ha chiuso il bilancio 2016 inutile. Armena ha chiuso il bilancio 2017 ancora inutile. Nonostante le mille difficoltà e assolutamente il lavoro da fare su tutte le attività che sono previste da contratto, da migliorare e che siamo a disposizione tutti i consiglieri delegati in materia e non ad avere suggerimenti per migliorare questa attività. La tempestività dei pagamenti, non si è mai vista una tempestività così alta di un ente pubblico, ancor di più di una città metropolitana. Parlano di alcune attività i revisori con i rilievi, l'inventario, sono state già risolte. Dopo lo approveremo se il Consiglio è d'accordo. Tutti i suggerimenti posti, non si è dotato di procedure contabili idonee. La legge 1 non lo impone. Secondo, il nostro ente, se vorrà dotarsi, ha tutti i mezzi, le capacità e le risorse per poterlo fare. Il nostro dirigente al momento si è ritenuto opportuno non farlo, è perché con le capacità e con le forze umane e le risorse che ha questo ente, e io ne sono fiero della dotazione del personale organico che abbiamo, siamo all'altezza di fronteggiarlo. Dobbiamo migliorarci, ci miglioreremo anche su questo. La invito pertanto
al di là di vedere sempre sulle di puntare il dito, ma di vedere il lato positivo. E il lato di positivo è che quest'ente, a differenza di tutte le città metropolitane, dei comuni, anche di qualche comune più importante, ha avuto un parere favorevole su una relazione dove non è previsto il parere, ma vi è un parere favorevole, e i numeri sono tutti da parte di questa amministrazione. E io ringrazio i dirigenti, i funzionari, il collegio dei revisori e tutti coloro che hanno consentito di ottenere questo risultato. Grazie. Grazie consigliere Cacciapoti. Mi pare lei ha chiesto di intervenire, consigliera, no? Consigliera Coccia conferma l'intervento. Sì. Sindaco, vorrei in qualche modo cantare un po' fuori dal coro e ricordare a tutti, ma soprattutto al consigliere Capasso, Capasso dei 5 Stelle, che un ente non è esattamente una impresa di lucro, non è un'impresa che deve far lucro, è invece un ente che ha un compito primario, quello del benessere dei propri cittadini, il miglioramento della loro qualità della vita e possibilmente offrire delle opportunità affinché questi cittadini possano davvero anche avere quello che manca di più, non solo nella nostra città metropolitana, ma in tutta Italia, il lavoro. Quindi è chiaro, non è una nostra competenza il lavoro, anzi diciamo le ultime decisioni proprio non è una nostra competenza, e tuttavia è chiaro come creando dei benefici, creando delle opportunità, si crea, e questo lo sappiamo tutti, è una lezione abbastanza, diciamo, terra-terra, è una lezione abbastanza semplice, si creano anche opportunità di lavoro. Quindi, quando si parla di un bilancio positivo, si deve anche parlare, come ha detto d'altra parte il consigliere Cacciapoti, si deve anche parlare di che cosa? Non andare a fare le pulci quanto è positivo, quanto invece non lo è, quanto invece in più dovrebbe esserlo, ma soprattutto bisognerebbe parlare di quale opportunità un bilancio positivo possa offrire per i suoi rappresentati e possa offrire per la città. Per esempio, mi meraviglio che con un bilancio positivo il delegato, il consigliere dei 5 Stelle non dica: beh, allora diamo il reddito di cittadinanza, o no? Mi sarei aspettata che fosse questa la sua proposta. Quindi, quando non è questa la sua proposta, francamente io rimango perplessa. Dico, ma allora ci sono due 5 Stelle, due movimenti 5 Stelle, c'è uno che a livello nazionale si spreme, si spinge, si fa affinché trovi le risorse per rispettare quello che ha detto in campagna elettorale, il reddito di cittadinanza, viceversa. Ce n'è uno presente negli enti che viceversa questa considerazione non solo non la piglia in considerazione, ma addirittura sovrapponendosi ai revisori e chi lo sa anche alla Corte dei Conti, fa ancora di più le pulci all'ente per dire che i debiti fuori bilancio sono troppi, non dovrebbero. Ma il consigliere dei 5 Stelle si è chiesto perché ci sono i debiti fuori bilancio? Forse che non sono derivanti di leggi che loro non hanno votato, ma che molti altri hanno votati, per esempio il pareggio di bilancio inserito in Costituzione. Allora io dico, in questi giorni si sta ultimando la raccolta di firme per una legge che rimodifichi l'articolo 81 della Costituzione. Io non so quanti consiglieri di questo Consiglio metropolitano l'hanno fatto, ma li inviterei a votare, perché si è creato un loop tragico e qualche volta noi stessi, con le nostre espressioni, con il nostro voto e con la nostra azione politica, ne siamo vittime. Un loop tremendo.
ossia non si può spendere benché si abbia i soldi, e poi alla fine che succede? Succede che ci sono le catastrofi sul piano delle piogge, sui disastri, il dissesto idrogeologico, gli incendi, eccetera. Quindi che l'ente oggi abbia un risultato positivo deve spingerci tutti quanti a dire: bene, noi questi soldi vanno spesi in favore dei cittadini, in favore degli enti, vanno spesi e vanno spesi bene. Noi li stiamo spendendo con strade, scuole ed anche un po' con un progetto culturale ampio che mai la provincia aveva avuto fino adesso e che solo in questo momento ha. Quindi invito il consigliere dei 5 Stelle a mettersi d'accordo con se stesso, a mettersi d'accordo col proprio partito, a mettersi d'accordo con quella che è la realtà oggi esistente in Italia. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Francesco Cascone. Ne ha facoltà. Cascone. Allora, il consigliere Elpidio Capasso vuole confondere... Ma sarà una crisi di identità forse, consigliere. Sindaco, io volevo soltanto fare un rilievo al consigliere Cacciaputi e ad invitarlo per le prossime volte a fare i suoi interventi prima di quelli degli altri, così magari chiarisce le idee un po' a tutti noi, perché la sua preparazione e la sua passione che mette nell'esercitare il suo ruolo è encomiabile. E, ha detto tante cose, ma la cosa principale è questa: il rendiconto di gestione sono numeri. Il rendiconto in gestione è un qualcosa che ti dice come hai lavorato durante l'esercizio precedente, e i numeri dicono che l'amministrazione ha lavorato bene, si può migliorare, ci sono dei problemi atavici che devono essere risolti, ma io credo che siamo sulla strada giusta per riuscire a rappresentare un modello di eccellenza oltre che di efficienza nel panorama politico e amministrativo nazionale, perché di città, al di là dell'esperimento, mi permetto di dire, politico, dove le forze politiche presenti in Consiglio si sono unite nell'interesse dei territori, nell'interesse dei cittadini, non per spartirci poltrone che non hanno senso. Quindi l'esperimento anche amministrativo sta portando dei risultati, e lo dicono i numeri. La relazione del consigliere Elpidio Capasso ha parlato di un miglioramento rispetto all'esercizio dell'anno precedente, e per questi motivi annuncio il voto favorevole di Forza Italia a questo punto all'ordine del giorno. Grazie anche per aver ricordato il ruolo del rendiconto rispetto al bilancio di previsione. Se non ci sono altri interventi, evidentemente vuole replicare il consigliere Francesco Capasso in questo caso. Prego. Cercherò di parlare più lentamente, così i miei colleghi capiranno meglio quello che vado a dire, perché io inizialmente il mio intervento l'avevo detto, il consigliere Capasso ha espresso gli aspetti positivi, io parlerò di quelli che sono negativi, quindi sono andato ad evidenziare qualcosa che non era stato introdotto dal consigliere che mi aveva preceduto nell'intervento. Detto ciò, io la mia identità politica l'ho ben chiara, e non sarei stato mai così ridicolo da proporre un reddito di cittadinanza in un contesto della città metropolitana consapevole dei numeri e dei fondi che non ci sono. Sarebbe stata una proposta, come piace dire voi, populista, demagoga, e io mi limito a guardare quelli che sono i numeri e la fattibilità delle proposte, non proporre qualcosa di ridicolo semplicemente per fare pura politica isterica. Fermo restando, il collega Cacciapodi parlava di politica. A me piacerebbe fare politica in questo contesto, però al giorno d'oggi, e questa è una cosa che ho rimarcato nel primo consiglio a cui ho preso parte in città metropolitana e che mi ritrovo a rimarcare a distanza di pochi mesi,
Noi consiglieri metropolitani siamo impossibilitati a fare politica perché al giorno d'oggi ancora, di certo non per colpa soltanto di questa amministrazione, non sono mai state costituite le commissioni permanenti e sono quelli i contesti in cui si può fare politica, non in una conferenza dei capigruppo che molto spesso viene convocata con 24 ore, 48 ore di preavviso, poi dopo viene posticipata e mi ritrovo molto spesso, come ho fatto già presente, a non poterne prendere parte. Allora, io voglio fare politica, ma conosco un solo modo di fare politica, che è quella di costituire quanto prima, e so che c'è la volontà di molti e spero che si faccia quanto prima, le commissioni permanenti per poter fare veramente politica per i territori, ma per i territori tutti, di tutti i comuni della provincia di Napoli, perché altrimenti invito il consigliere Cacciapodi e mio ospite a mie spese a Marigliano per vedere quante sono le aree di interesse della città metropolitana e in che condizioni versano, per vedere che non in tutto il territorio della provincia di Napoli la città metropolitana è presente e ha portato dei risultati concreti, perché a Marigliano non ce ne sono e glielo assicuro, è mio ospite. Poi parlava di debiti fuori bilancio e di proposte. Mi meraviglio che a farmi questa osservazione sia stato proprio lei, per un motivo molto semplice, perché nel primo consiglio di città metropolitana a quale io ho preso parte, lei è stato il primo a supportare quella che era la mia richiesta e aveva detto che era il primo a farsene portatore nelle sedi opportune per farla applicare. Quindi questo significa che se lei è stato il primo a supportarla, dovrebbe ricordarsi che le proposte e non le proteste e non soltanto gli aspetti negativi sono stati fatti dalla prima seduta a cui ho preso parte, che era proprio quella relativa ai debiti fuori bilancio, nel quale ho parlato di negoziazione assistita e lei è stato il primo a ribadirmi che qui è stato, la città metropolitana di Napoli è stata una delle prime. Allora, se adesso annuisce con la testa, quindi ricorda, l'affermazione che ha fatto prima diventa una mera affermazione politica, come quella che ho contestato prima all'altra collega, per la quale si tende a voler sminuire oppure a voler demonizzare il ruolo della minoranza, che io chiamo minoranza, non opposizione, semplicemente per dire non c'è proposta. Le proposte ci sono state dalla prima seduta utile. E indubbiamente non vengo a dire oggi che non sono state concretizzate, perché un poco di politica l'ho fatta anche io e so che non sono operazioni che si possono fare nel giro di un mese o di due mesi e ne sono consapevole, altrimenti già avrei fatto un attacco di natura completamente diversa. Ma che non si venga a dire il contrario di quello che è stato detto, oppure che mi si inviti a fare delle proposte che farebbero ridere anche i bambini, perché questo poi non diventa politica, questa diventa strumentalizzazione e questo diventano attacchi stupidi e infantili e sterili. Grazie, se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione la delibera. Però non facciamo repliche e contro repliche, sennò diventa. Prego, consigliere. No, perché poi interverrà. Di voto. Ah, per dichiarazione di voto. Grazie. Prego. Chiaramente il mio voto favorevole era nel primo intervento. Sulla questione intesa della vicinanza o meno degli enti, quelli che sono i comuni, lo possono testimoniare tutti, lo testimonia l'Albo Petorio che ha visto bandire milioni di euro anche per l'area del Mariglianese, la realizzazione di rotatorie per la sicurezza dei cittadini, finanziamento di 1,240 milioni su varie arterie, abbiamo finanziato vari progetti e questo è pienamente riferito al rendiconto del 2017, quindi io non sto replicando nessuno ma sto prendendo atto di numeri per chi li conosce. E fa meraviglia che magari chi è del proprio paese non si va a guardare quelle che sono le misure che appartengono alla propria casa. Convengo sul suggerimento, costituiamo prima le commissioni per meglio lavorare. Ricordo a chiunque che così come ci vediamo con numerosi colleghi consiglieri, presenti giornalieramente, con spirito di abnegazione nonostante tutti lavoriamo e quindi tutte le collaborazioni nelle more della costituzione, della realizzazione e della regolamentazione delle commissioni ci possiamo vedere tutti i giorni per lavorare tra Don Bosco e Piazza Matteotti. Siamo disponibili così come i funzionari, i dirigenti, i capoari tutti i giorni, non solo per fare le commissioni. Capisco che hanno anche altre scopi la realizzazione delle commissioni, però nel frattempo, fino alla realizzazione, continuiamo a lavorare
come tutti i delegati presenti sul pezzo e i dirigenti, i funzionari, tutti lo fanno. Ricordo giustamente, come ha fatto notare la collega Coccia, che questa non è una SPA. L'utile d'impresa non c'è. Il risultato di amministrazione, seppur cospicuo, va di riflesso impegnato e realizzato sulle attività e sulle funzioni fondamentali. La disponibilità di cassa è alta, c'è, ci qualifica come ente, ci qualifica come consiglieri delegati e giustamente, come faceva riferimento il collega Cascone, i riflessi sulle attività fondamentali e nei comuni sono evidenti, sindaco. Quindi io la invito e invito l'Assise a continuare su questo passo, a migliorarci, ad utilizzare anche la parte dell'avanzo libero per meglio applicarci sulle funzioni fondamentali. Grazie. Grazie, tra l'altro Marigliano è molto rappresentata, diciamo, in questa assise, e noi ne siamo gioiosi, chiaramente, e noi ne siamo gioiosi di tutto questo. Anzi, approfitterei, perché negli incontri successivi io sto avendo diverse interlocuzioni col governo, anche nell'interesse ovviamente di questa assise che oggi presiedo, una delle richieste che formulerò prima della pausa estiva è quella di autorizzarci da parte del governo a una maggiore spazi finanziari, perché siccome la disponibilità di cassa c'è, noi facciamo sempre un uso limitato di quella cassa. Se noi, anche magari col sostegno e con l'ausilio di tutte le forze politiche qui rappresentate, questo potrebbe essere un buon modo per stabilire anche un raccordo istituzionale più forte tra la città metropolitana e il governo per l'utilizzo di maggiori spazi finanziari. Questa sarà una delle richieste che formulerò, per già in qualche modo anticipata al governo, in modo che i 91 comuni, anche non solo la città metropolitana, potranno avere ossigeno per le numerose esigenze che chiaramente sappiamo benissimo essere pressanti in tutti i territori. Metterei in votazione? No, c'è il consigliere Iossa che chiede di intervenire. Ma è un'occasione per... Ho citato Marigliano e lei giustamente... Ho citato Marigliano perché in effetti il consigliere Capasso non può negare che proprio prima di iniziare i lavori del Consiglio io ho sottoposto un'opportunità proprio per Marigliano, ma purtroppo per un quartiere disagiato di Marigliano che vive delle difficoltà sia di natura criminale, di disagio soprattutto giovanile. C'è un'opportunità qui in città metropolitana con un po' di legalità e abbiamo pensato a Marigliano, purtroppo, ripeto, per questo pezzo di Marigliano che soffre e langue particolarmente, da prendere in considerazione, e ho chiesto a Francesco di condividere questa possibilità, così come altre realtà difficili della città metropolitana. Quindi è vero limitatamente, poi diciamo, non mi piace elencare tutte le cose che si sono fatte, però è anche vero che ciascuno di noi non può limitarsi a rappresentare solo il proprio paese di origine, perché diciamo, il numero che siamo di 24 a fronte di tutta l'area metropolitana, dobbiamo avere un minimo di ampiezza, un minimo di apertura mentale rispetto ai territori, quando stanno in difficoltà, a prescindere dalle proprie radici, penso sia necessario oltre che opportuno. E ovviamente ci associamo, mettiamo in votazione la delibera al punto 4 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, a maggioranza col voto contrario del consigliere Francesco Capasso. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno, approvazione del piano esecutivo di gestione, cosiddetto PEG 2018-20, articolo 26,2 lettera T, statuto della città metropolitana di Napoli, deliberazione sindaco numero 162 del 22 giugno 2018. Mettiamo in votazione la delibera, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, a maggioranza col voto contrario del consigliere Francesco Capasso. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, come prima, no? Lei vota contrario? Anche l'esecutività? No, dico anche l'esecutività. Quindi come prima. Punto 6 dell'ordine del giorno, approvazione con modifica della bozza di accordo tra Città Metropolitana, Regione Campania e ACAMIR, ai sensi articolo 15, legge 7 agosto 90, numero 241, per realizzazione del piano triennale dei servizi per la manutenzione delle strade, delibera sindacale numero 161 del 22 giugno 2018. Mettiamo, consigliere Cacciapoti chiede di intervenire, ne ha facoltà, grazie. Grazie sindaco, solo per presentare il punto all'ordine del giorno che ritengo utile per
la cittadinanza, ma è interessante anche per i componenti di questa assise, al fine di poter rappresentare al meglio il punto anche nelle realtà locali. Il nostro accordo, la sua delibera, fa seguito ad una delibera di giunta regionale, la 304 del 2015, che nel seguito e negli anni è stata introdotta, e questo riguarda interventi realmente qualificanti ed importanti, tra l'altro su funzioni fondamentali anche di città metropolitana, che a differenza di altri progetti riferiti a singole province, questa volta la fetta di strade, di province interessate sono ben più ampie. Si riferisce alla città metropolitana di Napoli, alla provincia di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. Hanno fatto seguito a una serie di interlocuzioni, a cui i miei ringraziamenti vanno al direttore generale e al funzionario Sarno per aver preso parte, aver collaborato in maniera attiva alla realizzazione e al miglioramento delle attività amministrative propedeutiche all'approvazione attuale all'ordine del giorno. Riguarderanno 500 chilometri di strade della città metropolitana di Napoli, riguarderanno attività di manutenzione cosiddetta ricorrente, vale a dire lo sfalcio, la potatura, la piccola pulizia, qualche buca che potrebbe essere anche rattoppata, con la supervisione e la gestione in qualità di stazione appaltante dell'ACAMIR. Noi siamo soggetti beneficiari, come le altre province, e preferirei entrare nel merito dei numeri, perché in 3 anni, caro Sindaco, questa città metropolitana con questo progetto è riuscita a portare a casa 120 milioni di euro, un progetto di ampio respiro che vedrà interessate un buon numero cospicuo di lavoratori, e l'ACAMIR curerà la fase dell'avviso, del bando di gara e anche dell'espletamento. Quindi noi saremo solo soggetti beneficiari e poi successivamente controlleremo l'esatta esecuzione delle opere per dar seguito a liquidazioni e pagamenti. Se ci sono ulteriori informazioni, sono a disposizione per poter darle. Grazie. Grazie consigliere Cacciapoti, ha chiesto di intervenire il consigliere Francesco Capasso, prego. Colgo la disponibilità del consigliere Cacciapoti per chiedere 2 chiarimenti in merito. Allora, il primo era relativo all'articolo 5 dell'accordo, dove praticamente si parla di interventi previsti, sono finanziati con le risorse individuate con il richiamato decreto, per un importo fino a 60 milioni di euro. La domanda è: questi 60 milioni di euro sono da ritenersi fino a 60 soltanto per la città metropolitana di Napoli o per tutte le città metropolitane della regione? Grazie per il primo chiarimento. La seconda domanda invece è se sono state già individuate quelli che sono le strade per le quali si intende intervenire e sulla base di quali criteri. Grazie. Se il sindaco mi dà la parola. Consigliere Cacciapoti, certo. Allora, i 60 milioni a cui fa riferimento lei sono per città metropolitana e le altre 4 province, quindi è il progetto unico che si chiama Campania Più, interessato da 60 milioni per i primi 18 mesi e di ulteriori 60 per l'eventualità degli altri 18, quindi erano i 120 che dicevo inizialmente nei 3 anni. Per quanto riguarda l'individuazione delle strade, ho detto nel mio intervento che riguarderà circa 500 chilometri delle nostre strade sui 755, ovvero escluderemo dalle attività del progetto Campania Più quelli a scorrimento veloce, che non faremo sovrapporre dalle attività e dei servizi già posti in essere da Armena. Grazie delle delucidazioni, consigliere. Mettiamo in votazione la delibera numero 6. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, a maggioranza col voto contrario del consigliere Francesco Capasso, astensione del consigliere Francesco Capasso, immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene come prima. Punto 7 dell'ordine del giorno, inventario dei beni immobili e mobili proprietà della città metropolitana di Napoli,
annualità 18, deliberazione sindaco numero 152 dell'8 giugno 18, do preliminarmente un attimo la parola al segretario generale per una informativa al Consiglio. Prego, segretario. Dunque è stato richiesto, la ragione per la quale questo atto fosse portato all'attenzione del Consiglio, come previsto dalla legge, in particolare dal principio contabile applicato sulla contabilità economico-patrimoniale, decreto legislativo 118 del 2011, allegato 4.3, prevede che la competenza sia del Consiglio. Naturalmente, poiché voi come sapete il parere dei revisori, del Collegio dei Revisori è negativo, il Consiglio è consapevole di questo parere da parte del Collegio dei Revisori, ma già è stato chiarito in qualche modo e nel piano esecutivo di gestione appena approvato dal Consiglio è già previsto un obiettivo che curerà naturalmente il Direttore Generale riguardo all'aggiornamento del patrimonio fino ad arrivare a una base completa naturalmente dell'inventario della città metropolitana di Napoli. Quindi il Consiglio, diciamo, è stato portato all'attenzione del Consiglio per un senso di responsabilità e di approvazione, quantunque il Consiglio sia consapevole che ci sono diciamo, delle integrazioni da effettuare, come peraltro già evidenziato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Questo qua. Grazie segretario, se non ci sono interventi mettiamo in votazione la delibera di sindaco, cui prego con i colleghi discutiamo. Se non è un'esigenza preminente, a questo punto potremmo rinviare il punto nelle attese delle integrazioni e siamo tutti più tranquilli. Posso intervenire? Un attimo, il direttore generale a chiarimento ancora. Allora, per meglio comprendere la questione, noi partiamo da un gap informativo sull'inventario, ovviamente ereditato già dai tempi della provincia. In questo momento gli uffici stanno lavorando molto per cercare di colmare questo gap informativo. Noi sostanzialmente sul nostro patrimonio, inteso come edilizia scolastica e strade, mancano alcuni accatastamenti e alcuni frazionamenti e poi successivamente la valorizzazione di questi cespiti. Ora, questa è un'operazione che ovviamente prenderà alcuni anni per poter essere conclusa. Noi stiamo iniziando un percorso complesso, quindi l'integrazione a cui fate riferimento voi, se si intende arrivare al 100% delle informazioni utili per alimentare l'inventario, noi tra un paio d'anni, diciamo, chiuderemo questo ciclo che abbiamo avviato con il PEG che avete poc'anzi approvato. Sì, mi sembrano chiarimenti opportuni, quindi sì. Io direi di mettere in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, contrario al maggioranza col voto contrario del consigliere Francesco Capasso, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 8 dell'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione 18 per finanziamento dei capitoli di spesa 100800 risarcimento danni e 135800 altri servizi sorveglianza custodia e accoglienza per l'importo complessivo di euro 1.240.000 deliberazione sindaco numero 175 del 5 luglio 18 ha chiesto di intervenire il consigliere Marrazzo, ne ha facoltà. Grazie sindaco, buongiorno a tutti. Questa variazione di bilancio si è resa necessaria a seguito dell'occupazione che c'è stata, nonché i danni che già c'erano all'interno dell'immobile che ospitava il Rossini. Come tutti sappiamo, il Rossini dall'anno scorso fa parte della cittadella scolastica, è uno dei tre istituti della cittadella scolastica ex Capalc, dove noi qui pagavamo un fitto annuo di 850.000 euro. A seguito di un ATP richiesta dalla proprietà dell'immobile, quindi un accertamento tecnico preventivo, è stata depositata la perizia al Tribunale di Napoli per un importo di 947.000 euro oltre IVA. In più lì abbiamo una vigilanza armata già da diverse settimane perché quell'immobile è stato occupato dai... Scusate cortesemente, è stato occupato dai senza tetto, i quali oltre ai danni che già c'erano all'interno hanno riportato ulteriori danni. Stiamo per consegnare le chiavi anche
alla proprietà dell'immobile, quindi è indispensabile che venga approvata oggi questa variazione di bilancio, perché fa seguito a un ATP del Tribunale di Napoli per 947.000 euro oltre IVA. Grazie. Grazie consigliere, mettiamo in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene astiene. Quindi maggioranza con l'astensione del consigliere Francesco Capasso. Sì, un attimo su. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Come prima, consigliere Iossa, prego. Sindaco, sul prossimo punto all'ordine del giorno, prima di trattarlo vorremmo fare 5 minuti di sospensione. Osservazione contraria, 10 minuti di pausa. Grazie. Ci rivediamo qua a mezzogiorno. Vabbè, io lo so. Cinque a me, 5 al sindaco. A mezzogiorno siamo qua. Ok, grazie. Grazie a lei. E ragionato. Thank you.